eccoci qua, una accanto all'altro, la mitica classe quinta al completo. Siamo cresciuti, non è vero? C'è una bella differenza rispetto a quando, 5 anni fa, nella nostra aula, emozionati ma felicissimi, entravamo nella nostra classe. Ora siamo più alti e un po' più robusti, ma la voglia che ci spinge a fare è sempre la stessa e ci ha arricchito anno dopo anno. Così tutti i nostri lavori, le tante esperienze vissute e gli apprendimenti acquisiti stanno, simbolicamente, dentro questa valigia, il nostro bagaglio culturale, accumulato grazie all'intervento di tanti preziosi ingredienti. Altruismo, interazione, ascolto e comprensione, generosità, rispetto ed educazione, responsabilità, fantasia, sacrificio, creatività, coinvolgimento, aiuto reciproco, collaborazione, condivisione, empatia, solidarietà, amore per la conoscenza, concentrazione, generosità, amicizia. Con questa valigia piena di ricordi vogliamo ripercorrere alcuni momenti di questo lungo viaggio. Cominciò una mattina di settembre del 2017. Guarda tesoro, guarda quanti banchini vuoti ci sono. Avrai tanti amici in classe, siediti al primo banco. Mi raccomando, non piangere, se c'è qualcosa dillo alla maestra. Va bene, mamma. Figliolo, so che sei emozionato, ma questo è un giorno importante. È il tuo primo giorno di scuola. Vai a prendere posto nel banco. Va bene, papà, ma mi viene da piangere. Mi mancherai. Hai visto? Ce l'abbiamo fatta. Per paura di fare tardi, avevo rimesso la sveglia un'ora prima. Mettiti seduta qui. Brava, ora la mamma va in segreteria a consegnare un foglio e poi ritorna. Mamma, ma torni presto? Certo. Dai, su figliolo, guarda tutti i bimbi, sono già seduti. Andiamo a sederci in quel banchino là in fondo. No, no, mamma, io voglio stare con te. Ma che dici? Mamma ora va via e torna a prenderti a mezzogiorno. Su, togli lo zaino e siediti. Io torno tra poco. No, mamma, io voglio venire con te. Ma che fai? Alzati e ritorna a sederti. Cari genitori, è tempo che torniate a casa tranquilli e sereni. Adesso ci prenderemo cura noi dei vostri figli, che diventeranno i nostri alunni. Questo vuol dire che in un clima accogliente e stimolante i vostri figli impareranno tante cose, faranno mille esperienze, cresceranno e diventeranno ragazzini, consapevoli e fiduciosi delle loro capacità. Allora, cari bambini, adesso le maestre vi prendono per mano e inizieremo questo lungo cammino imparando insieme. Maestre, insegnami un fiore di frutto, col tempo ti insegnerò tutto, insegnami fino al profondo dei mari, ti insegno dal dove tu impari, insegnami il cielo più su che si può, insegno fin dove io so e dove non sai, vai e andiamo insieme. Maestro e scolaro, dall'albero al seme, insieme imparo, insieme per te, io insegno se imparo con te. Ed insieme abbiamo trascorso 5 anni di scuola primaria. Giorno dopo giorno, passo dopo passo, ci siamo conosciuti meglio e siamo diventati amici che nei momenti più importanti sanno aiutarsi e sostenersi. In questi anni la classe si è dovuta arricchire di bambini nuovi. Qualcuno si è dovuto allontanare con la famiglia, lasciandoci un po' di tristezza.
Gli argomenti e i temi che abbiamo affrontato quest'anno hanno come filo conduttore la luce, intesa come metafora del bene, della rinascita e dell'inizio, ma anche della razionalità e della vita, in questo momento particolare che l'umanità sta vivendo. Oltre il buio la luce! Nessuno ha il diritto di ridurre l'uomo in schiavitù. Purtroppo, come la storia ci ha insegnato, ogni popolo ha ridotto i schiavi togliendogli ogni diritto politico e sociale, utilizzandoli a suo piacimento come merce di scambio. Se togli la libertà ad un uomo, gli togli la dignità. Gli togli la possibilità di decidere e prendersi delle responsabilità. Gli togli la possibilità di fare delle scelte, di essere creativo e di avere coraggio. La luce, vista come libertà, si lega ad altri valori importanti come la responsabilità, il rispetto e l'amore, e la libertà di ognuno di noi non deve mai provocare danno o dolore agli altri. Ogni bambino quando nasce ha dei diritti e nessun adulto, neanche i genitori, possono considerarli come bene di loro proprietà. Noi siamo fortunati perché abbiamo una famiglia, una casa, andiamo a scuola, giochiamo, ma non è così per altri bambini del mondo, costretti fin da piccolissimi a lavorare e a perdere per sempre la loro infanzia. Noi abbiamo conosciuto Iqbal e Malala e vogliamo dar voce alle loro storie con la speranza che nel futuro nessun bambino debba fare la loro esperienza. Mi chiamo Iqbal Maci, sono pakistano e da quando ho 4 anni lavoro come schiavo in una fabbrica di tappeti, inginocchiato al telaio per più di 12 ore al giorno. L'officina è buia e umida perché i tappeti non si devono incurvare, ripete all'infinito gli stessi gesti, perché il mondo conosca la vergogna del lavoro minorile obbligatorio. Voglio studiare e diventare avvocato per difendere i bambini schiavi e far tornare i diritti. Mi chiamo Malala e sono nata in Pakistan nel 1997. Ho avuto un'infanzia felice, imparavo dai libri e giocavo all'aperto. Ma nel 2007 i talebani, un gruppo estremista islamico, prese il controllo della zona in cui vivevo e ci proibirono molte cose: guardare la TV, festeggiare l'anno nuovo, ascoltare musica, ridere, se a ridere è una donna. Il 9 ottobre del 2021 la mia vita cambiò per sempre. Stavo rientrando a casa su un vecchio bus quando un uomo salì a bordo e sparò 3 proiettili ed io restai colpita al volto. Da allora lotto per difendere il diritto all'istruzione del mio popolo e delle donne della mia terra. Durante una delle prime giornate di libertà della sua vita, mentre giocava con i suoi amici, Iqbal viene ucciso dalla mafia dei tappeti e aveva solo 10 anni. Grazie alla sua forza, Iqbal ha restituito la libertà a centinaia di piccoli schiavi, diventando in tutto il mondo il simbolo della lotta contro lo sfruttamento minorile. Diritti e doveri di Anna Sarfatti. Diritto alla vita, diritto al nome. Diritto ad esprimere la propria opinione. Diritto di essere liberi e mai sfruttati. Diritto al rispetto, mai offesi o umiliati. Diritti che vegliano la storia di ognuno e che preferenze non fanno a nessuno. Violarli vuol dire tradire davvero. Il patto che lega un popolo intero. Un patto che veniva da nonni coraggio. Che hanno lottato per farci un omaggio. Anche tu hai il compito di fare da guardiano. Perché questo bene non ci sfugga di mano. Se chiami un diritto risponde un dovere. Chi ha sete beva, ma lavi il bicchiere. Così chi vi andava il bicchiere pulito. Diritto e dovere, non so se hai capito. Iqbal e Malala ci hanno fatto capire che la libertà ci permette di conoscere e di cambiare il proprio destino, all'insegna dell'uguaglianza, del rispetto degli altri e della pace. L'abbiamo capito quando abbiamo affrontato le tante conseguenze delle guerre che ci sono state e che ci sono ancora nel mondo. La guerra, grande nemica della pace, annienta la libertà e la visione della luce, incatenando gli uomini a lunghi periodi di dolore e di distruzione.
E quasi sempre è spinta dall'odio nei confronti di altri popoli o razze che si vogliono sterminare. Anche noi bambini nel nostro piccolo abbiamo riflettuto sull'importanza del rispetto dell'altro, dell'accettazione, considerandola come un valore aggiunto al nostro percorso di vita, l'importanza di vivere con empatia. Abbiamo affrontato il tema del bullismo e del razzismo e abbiamo compreso che esso è differenza e disprezzo per tutte le persone che hanno caratteristiche diverse dalle nostre. Il razzista ha paura di chi non gli rassomiglia, di chi non conosce, dello straniero. I diritti di tutti i bambini nel mondo devono essere rispettati e noi lo crediamo forte anche nella lingua internazionale. The children have rights. Right to be born, right to have a family. Right to have a name and a nationality. A right to have a food, a right to have a medical care. Right to be safe and protected from conflict, right to be free. Right to go to school, right to play. Vince, vince, vince.
con le parole di questa canzone ci auguriamo di essere noi stessi protagonisti di un mondo migliore, dove possiamo vivere in pace gli uni con gli altri. Faremo tesoro di tutte le cose che abbiamo imparato e di tutte le esperienze che abbiamo vissuto in questi 5 anni di scuola. E siamo certi che questo cammino insieme resterà impresso nella memoria di ognuno di noi. Con la valigia piena di ricordi siamo pronti ad affrontare con grinta e serenità il nuovo viaggio. Anche se vivremo qualche piccolo momento di incertezza e insicurezza, e basterà aprire la valigia per sentirci sempre tutti uniti. Buon viaggio, che sia l'andata o il ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà invece un po' la strada, amore mio comunque vada, fa le valigie e chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro, andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora di passaggio e per quanta strada.